manifestazione. Gesù cade. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro di Giobbe. Mi ha gettato nel fango. Sono diventato come polvere e cenere. Io grido a te, ma tu non mi rispondi. Insisto, ma tu non mi dai retta. Sei diventato crudele con me e con la forza delle tue mani mi perseguiti. Mi sollevi e mi poni a cavallo del vento e mi fai sballottare dalla bufera. So bene che mi conduci alla morte, alla casa dove convengono tutti i viventi. Nella disgrazia non si tengono forse le braccia e non si invoca aiuto nell'avventura. Non ho forse pianto con chi aveva una vita dura e non mi sono afflitto per chi era povero. Speravo il bene ed è venuto il male. Aspettavo la luce ed è venuto il buio. Gesù cade sotto il peso della croce. Gesù cade sotto il peso della croce. Sotto il fuoco delle armi sono cadute le vittime innocenti. Sotto quel fuoco ogni vittima è come Gesù, innocente, tradito dall'uomo, abbandonato, sì, ma non da tutti. È tornato Caino, il quale non custodisce, ma sopprime, non ostenta gioiosamente la vita del fratello, ma la occulta. Gesù cade, dunque, vuol dire che è un Dio debole, debolezza al contrario di onnipotenza. Un Dio debole mette in discussione le nostre certezze, predicatore. Se Dio cade, noi ci smarriamo e rischiamo di non alzare più gli occhi verso quel cielo abitato dall'Onnipotente. Dinanzi alla scena di Gesù portato, a terra, sotto il peso della croce, si ferma il nostro respiro. Insieme. Santa Madre, dove fate?